Amici sportivi di oro, ben ritrovati da Floriano Moboni, seconda parte di Controvento, il magazine televisivo di Odeon, tutto dedicato al magico mondo della vela. Sempre il lago di Ledro ha ospitato la consueta tappa del circuito mondiale femminile, la Trentino Woman Match Race 2011, il format che sarà uno degli eventi delle Olimpiadi del prossimo anno, sul mare inglese di Weymouth e Portland nel sud dell'Inghilterra. Abbiamo iniziato nel 99 per scherzo, poi nel 2011 abbiamo fatto il mondiale, nel 2001 scusi, abbiamo fatto il mondiale e da allora le altre 10 edizioni grado 1 femminile. Abbiamo ospitato, credo, tutte le veliste che andranno a disputare la medaglia olimpica di Match Race a Londra, sono passate da Ledro. Era la 12esima edizione di questa serie di gare, con al via 11 equipaggi in rappresentanza delle nazionali di Spagna, Polonia, Germania, Brasile, Portogallo, Argentina, Slovenia, Croazia, Svezia ed Italia. Il programma messo a punto dall'Associazione Velica del Lago di Ledro prevedeva un round robin, poi semifinali e finali. Le gare a due sui J22 hanno offerto la solita interessante sfida. Due barche, una contro l'altra. Il match della vela, la formula dell'American's Cup. Ora per le donne, anche per l'Olimpiade. L'evento ha visto la partecipazione di 10 nazioni, equipaggi agguerritissimi che si sono dati battaglia a suon di match in una manifestazione iniziata con venti leggeri. Un secondo giorno difficile all'insegna di acquazzoni che hanno limitato il programma agonistico, mentre si è poi proseguito nei restanti giorni con vento e sole che hanno permesso di concludere i gironi eliminatori e di arrivare così a semifinale e finale. Don't be frightened.
Alla fine il successo è andato alla squadra della Germania, che si è portata così via il primo posto in questa serie di regate, le uniche di grado 1 che si disputino in Italia. L'equipaggio tedesco era formato da Silke Androck, 27enne di Amburgo, numero 20 della ranking mondiale, con Marek Albrock e anche Lukos. Le tedesche dell'Hamburg Segel Club hanno battuto in finale l'equipaggio sloveno capitanato da Vesna Dekleva Paoli, numero 21 della ranking ISAF, a sua volta in equipaggio con Katarina Kersevan e Lena Kotter. Il bronzo se lo sono aggiudicate le spagnole Tamara Ekegoyen, numero 9 della ranking mondiale, con Angela Pumariega e la gardesana Carmen Pardo. Al quinto posto il primo equipaggio tutto italiano, con la gardesana Lorenza Mariani, Marcella Trioschi e Chiara Forcignano. Yes, it's always difficult to win. Everybody is so good and the lake is very challenging for us because it's shifting a lot, but it's so much fun to sail here and yeah, we enjoyed it. Dice che vincere è sempre difficile, but here I have to disagree on you because with your sailing it was not that difficult. A questo punto però io come arbitro devo contraddirla, perché con il suo livello di qualitativo di navigazione non è stato poi così tanto difficile. I'm really wishing you to go high. Thank you. Con questo match race femminile e il grado 2 maschile dei mesi scorsi, il piccolo lago di Ledro si conferma la vera capitale italiana delle sfide a due. Hands-free, design e tecnologia. La nuova serie di televisori LED concentra performance elevati e una visione ultra realistica in meno di 4 cm di spessore. I televisori SV sono dotati di schermo panoramico LED retroilluminato e tecnologia green per un risparmio energetico del 50%. Disponibile nei formati da 19 a 42 pollici, ti porta un passo oltre l'HD. Fun yourself in Asprey. Sei stanco dopo una giornata di lavoro, ma sai che sarà bello rientrare a casa. Forse vedrai lungo la strada una stazione Kuwait. Potresti decidere di fermarti. Stavolta, la prossima volta. E quella stessa sensazione di mettere il piede a casa, puoi averla entrando da noi. Beh, non è proprio la stessa cosa, però quasi. Mi scusi? Sì? Ma è vero che il DJ trasmette da qui? No, qui non c'è nessun DJ. Ah, ok. Kuwait, il migliore amico di chi guida. My second skin to London 2012. Il mondo della nautica si dà appuntamento a Genova. The Boat Experience, 51esimo salone nautico, dall'1 al 9 ottobre. Amici sportivi di Onio, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminata, è finita questa puntata di Controvento, il magazine televisivo di Onio, tutto dedicato al magico mondo della vela. Controvento in onda tutte le settimane sulle frequenze di Onio TV da giugno sino ad ottobre. Controvento nel 2011 è giunto al suo 12° anno di messa in onda. Se volete rivedere questa puntata e avere maggiori informazioni sulle nostre produzioni televisive, consultate il nostro sito che è www.gto2000.it. In ogni caso ci vediamo sempre qui sulle frequenze di Onio TV per parlare di vela e di grande sport. Ciao, arrivederci la prossima settimana da Floriano Moboni.